Giornata di apertura in Toscana della campagna vaccinale con il siero di AstraZeneca, riservato in questa fase al personale della scuola e alle forze dell'ordine. Una giornata storica nella battaglia quotidiana contro il Covid. La Toscana è stata una delle prime regioni italiane a somministrare per la prima volta i vaccini riservati alle persone di età compresa tra i 18 e i 55 anni. In meno di 24 ore sono state prenotate tutte le 15.400 dosi di vaccino anti-Covid AstraZeneca arrivate in Toscana il 10 febbraio in scatole da 10 dosi. Quindi noi è come se vivessimo una battaglia dove da un lato c'è il virus che ci aggredisce e dall'altro c'è lo scudo che noi mettiamo come scudo protettivo attraverso i vaccini. Quindi il mio appello al presidente Draghi che si insedia e vedo che è già stato anticipato questo appello dalle sue parole, è la priorità comprare più vaccini possibili per i nostri cittadini. Noi siamo una macchina operativa, quella delle regioni, che è in moto, che dimostra di aver già provveduto a somministrare i vaccini che gli arrivano con tempestività anche nei richiami. Il 4% della popolazione è già coperta, noi dobbiamo ogni giorno guadagnare una postazione in più rispetto a questo terribile Covid-19 che poi si riproduce anche con le varianti. L'abbiamo visto al confine con l'Umbria, nelle città di Chiusi o delle nostre città di confine. E nel giorno del via alla campagna, il presidente della regione toscana Eugenio Giani ha voluto essere presente prima al centro vaccinazioni allestito al Mandela Forum a Firenze e poi a quello nell'ex CREAF di Prato. Noi finalmente possiamo avere uno scudo di difesa e lo scudo di difesa è quello che stiamo innalzando con quello che vedete alle mie spalle. Siamo la prima regione italiana in questo momento a somministrare i vaccini AstraZeneca rispettando le norme del Ministero della Salute. Le prime categorie a rischio sono quelle degli insegnanti. Naturalmente AstraZeneca significa under 55, quindi insegnanti, forze dell'ordine e poi man mano che dal Ministero ci vengono date indicazioni su quelle che sono le categorie a rischio che svolgono servizi di interesse generale, noi li distribuiremo. L'inizio della campagna era stato programmato per il 14 febbraio, ma l'arrivo delle prime dosi ha convinto il presidente della regione Eugenio Giani ad anticipare l'inizio delle somministrazioni di 3 giorni. Noi quando alle 9:30 di martedì sera, ovvero meno di 48 ore fa, abbiamo avuto materialmente, io ero a Cogliere a Prato, il convoglio militare, questi vaccini, abbiamo immediatamente attivato il sistema di prenotazione della Regione Toscana e quel sistema di prenotazione ha subito sostanzialmente esaurito i 15.000 vaccini. Quello che voi vedete è la distribuzione materiale, la somministrazione a persone che non fanno una fila, perché attraverso il sistema informatico sono tutti programmati perché possano essere somministrati. Oggi si apre una nuova fase della campagna vaccinale, perché la campagna di vaccinazione è aperta dal 27 dicembre, abbiamo già fatto oltre 160.000 somministrazioni, 70.000 persone hanno già avuto anche il richiamo, insomma, quindi la campagna per il mondo della sanità e l'RSA si sta avviando alla conclusione. Oggi abbiamo aperto un altro fronte di vaccinazione con il vaccino AstraZeneca che l'AIFA ha consigliato solo per gli under 55. Noi abbiamo aperto oggi la vaccinazione per gli insegnanti, il personale docente e non docente di scuola, università e forze dell'ordine, forze armate e polizie locali. Al 14 febbraio saranno vaccinati in Toscana 14.776 persone con il siero prodotto da AstraZeneca, di cui il 73% donne e il 27% uomini, così distribuiti. 6.900 nella ASL Centro, 4.876 nei territori di competenza della Nord-Ovest e 3.000 nella Sud-Est. Poi ci sarà da aspettare la prossima fornitura. Abbiamo avuto un grande successo, nel senso che le agende si sono riempite subito. Questo dimostra il desiderio di tutti di voltare pagina e di, con la vaccinazione, sconfiggere definitivamente questo virus. Abbiamo avuto subito riempite tutte le prenotazioni per tutte le dosi che erano disponibili su tutto il nostro territorio dell'azienda, da Firenze, qui a Prato, Empoli, Pistoia, Pescia. Stiamo facendo i primi vaccini, le prime dosi, quindi è un momento molto importante.
per la nostra ASL naturalmente, ma per la sanità toscana in generale. Le somministrazioni del siero AstraZeneca saranno effettuate in 15 sedi individuate sul territorio regionale dalle 3 aziende sanitarie. Per la ASL Toscana Centro, vaccinazioni all'ex CREAF di Prato, al Mandela Forum di Firenze, alla Cattedrale ex Breda a Pistoia, alla Galleria Commerciale dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli. Per la ASL Toscana Nord-Ovest, alla Casa della Salute di Massa, Cittadella della Salute Campo di Marte a Lucca, il distretto del Terminetto 1 a Viareggio, il distretto di Cascina, quello di Marina di Pisa, quello di Livorno Est e al distretto di Perticale a Piombino. Le sedi della vaccinazione per la ASL Toscana Sud-Est sono al Centro Affari di Arezzo, la discoteca Papillon a Monteroni d'Arbia in provincia di Siena, all'ex centro direzionale di Villa Pizzetti e al distretto sanitario di Barbanella a Grosseto. Nelle immagini che vedete siamo al Mandela Forum a Firenze, il principale hub della regione dove verranno somministrati oltre 2.000 vaccini AstraZeneca al giorno. Le persone prenotatesi online sono accolte ai banchi per le pratiche sanitarie e successivamente sono indirizzate ai box per la vaccinazione. Abbiamo fatto un lavoro in linea, si entra da una parte e si esce dalla parte opposta in modo che non si incrocino i percorsi. La prima parte c'è la fase di accettazione dei prenotati, dove viene controllato che i documenti siano riempiti, sostanzialmente la parte dell'anamnesi per chiedere se ci sono, diciamo, malattie che controindichino la vaccinazione o che indichino la vaccinazione con un altro vaccino, il consenso informato. Se tutto è a posto, il paziente passa nella zona che si vede alle nostre spalle, che sono i 10 box per ora attivi di vaccinazione. Fa la vaccinazione, esce con un resoconto della vaccinazione fatta che consegna alla fase di registrazione che è alle nostre spalle, diametralmente opposta al campo, perché siamo vicini a un campo da pallavolo, e fatta la registrazione passa nella zona di attesa dei 15 minuti almeno per le persone che devono appunto attendere eventuali effetti, diciamo, avversi immediati. Sono in servizio operatori ASL affiancati da operatori reclutati con il bando della Protezione Civile Nazionale. Ci sarà un affiancamento, poi un subentro e comunque è un sistema che garantisce un'ottima efficienza e che si propone di rispondere a questa larghissima adesione iniziale della popolazione. Noi nel giro di poche ore abbiamo esaurito tutti gli slot disponibili, 6.900 somministrazioni da oggi fino a domenica, quindi insomma una sensazione di una grande adesione che è positiva, perché vuol dire che la popolazione è convinta di fare la vaccinazione per garantire se stessa, ma anche per dare un contributo alla tutela della collettività. Qui invece siamo all'ex CREAF, il centro Pegaso della regione Toscana. Anche qui è stato allestito un punto vaccini AstraZeneca per gli under 55. Nei prossimi giorni manterremo una media di circa 150-300 vaccini al giorno, per poi progressivamente aumentare in base anche al numero di vaccini e al tipo di vaccini che ci arriveranno. Anche qui è arrivato il presidente Eugenio Giani per dare il via alla nuova fase di vaccinazione. Il fatto di vedere che in meno di 48 ore dall'arrivo dei vaccini il nostro personale della ASL, diretto naturalmente da Paolo Morello che è qua, è riuscito a sistemarli, a fare le dosi, a sviluppare un sistema di prenotazione, e oggi il personale della scuola, perché sono loro a cui sono destinati in questo momento, è qui per la somministrazione del vaccino. Ecco, è un sistema efficiente che mi fa dire abbiamo messo insieme per somministrargli una bella macchina da guerra. Per vaccinarsi bisogna prenotarsi attraverso il sito web prenotavaccino.sanita.toscana.it. Via via che arrivano in Toscana le forniture di AstraZeneca, l'agenda di prenotazione viene riaperta fino ad esaurimento posti. Al momento della prenotazione è possibile scegliere il punto vaccinale più comodo tra quelli già attivi su tutto il territorio regionale per questa fase della campagna con il vaccino AstraZeneca. Adesso la regione va verso la conclusione della vaccinazione con Pfizer del blocco sanitario e andranno avanti parallelamente quelle per gli under 55. Dopodiché, con vaccino Pfizer e Moderna, nel mentre si conclude la vaccinazione del blocco sanitario e sociosanitario, cominceremo a liberare dosi per gli over 80. Gli over 80 saranno
vaccinati dai medici di medicina generale e saranno i medici di medicina generale a chiamare direttamente i nostri anziani, a fissargli l'appuntamento, diciamo, nel loro laboratorio o in altre sedi che verranno decise dal medico, e quindi in questo modo, insomma, avremo più canali di vaccinazione. Quello sanitario, che sta andando verso la conclusione, quello, diciamo, per il personale docente e non docente di scuole e università e le categorie delle forze dell'ordine, forze armate e polizie locali, che si svolgeranno in 49 punti di somministrazione che si stanno aprendo in tutta la regione, e poi piano piano attraverso i medici di medicina generale inizierà la vaccinazione degli over 80. Questi sono i tre filoni, diciamo, che caratterizzeranno la vaccinazione, diciamo, da qui al mese di aprile. Per le vaccinazioni agli over 80 si parte dal giorno di San Valentino e il piano vaccinale anti-Covid in Toscana va avanti a ritmo sostenuto. La cosa importante però ora è che accanto a quello che sono i comportamenti che ciascuno di noi deve tenere, tenendo alzata la guardia, le precauzioni delle mascherine, dell'igiene, di tutto quello che sono i distanziamenti, la cosa importante è che c'è una bella barriera, una bella fortezza che stiamo costruendo, è quella che è dietro le nostre spalle, ovvero i vaccini. Noi in questo momento siamo con quasi 200.000 vaccinazioni, a una copertura del 4% della popolazione toscana. Quando incominciamo ad arrivare oltre il 50% si crea un sistema di immunità di gregge che può consentire di limitare ulteriormente il contagio.